Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Board Games e Dintorni. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Oggi vi parlo di Sleeping Gods. Fuori ci sono 60 gradi all'ombra probabilmente, ma meno male che siamo qua con l'aria condizionata. Una piccola premessa, mi sto rendendo conto che normalmente vi porto dei giochi di cui ne parlo principalmente molto molto bene, con valutazioni anche molto molto alte. Allora, questa cosa non è voluta. Ovviamente i giochi che mi procuro sono giochi che voglio. Se sono giochi sui quali prima mi sono informato bene, ho visto un po' com'erano e vanno incontro a quello che sono i miei gusti. Quindi diciamo che logicamente quasi sempre sono prodotti che mi piacciono, tendono a piacermi, sono prodotti, diciamo, per me, per quanto mi riguarda, dei bei prodotti. Ciò non toglie che, per carità, qualche volta può capitare che prendo qualche pacco anch'io, che magari mi sbaglio su un prodotto, poi lo provo e non mi piace e alla fine finisco per rivenderlo. Ovviamente questo tipo di prodotti sono quelli che diciamo no di meno sotto mano, appunto perché me ne disfo abbastanza in fretta e sui quali magari non mi viene neanche voglia di fare dei video. Però ciò non toglie che può capitare. Questa piccola premessa semplicemente perché nel video di oggi non vi parlerò non vi parlerò benissimissimo di questo prodotto, quantomeno cercherò di essere più oggettivo possibile e farvi capire quelle che sono state le mie impressioni. Questo perché lo scopo è quello di aiutarvi poi in un eventuale acquisto, dato che questo prodotto arriverà in retail a breve, penso intorno a settembre-ottobre dovrebbe arrivare, o massimo fine anno. Mi pare che fine anno dovrebbe uscire lo segno italiano. Comunque io ci ho già messo le mani su tempo addietro, c'è il mio video nel quale ci sono dei video che ho fatto su Sleeping Gods, vi li metto sotto nei commenti se vi interessano. E dopo un po' di partite, diciamo di test di partite, facciamo due chiacchiere su quello che è questo gioco. Ora, questo video non è una recensione, non vuole essere una recensione, non vi do nessun voto a questo gioco, semplicemente quello che sono le mie impressioni su questo prodotto, che penso farà gola parecchi. Iniziando con quello che sono Sleeping Gods, scusatemi, è un gioco da uno, poi vedremo, da 1 a 4 persone, vi permette di vivere delle avventure, è un gioco in teoria un open world, vi permette di vivere delle avventure a bordo di una nave che vaga in un arcipelago di isole, in un mondo parallelo che non è il nostro, e vi permette di fare quasi quello che volete, andare in giro, cercare di risolvere il mistero che c'è dietro. Adesso non voglio spoilerarvi nulla perché comunque una delle parti più belle del gioco è proprio il mistero, il segreto. Meno ne sapete di quello che è la storia e meglio è. Sta di fatto che comunque dovrebbe essere una open world adventure game, per intenderci un po' alla Seven Continent, una cosa del genere. In realtà qua poi c'è anche la parte bellica che non è di secondo piano, quindi è un'avventura però dove si può anche combattere, non c'è solo la parte avventurosa, ci sono degli enigmi da risolvere, delle cose, ed è giocabile più e più volte. Quindi non vi basterà una partita qua può durare diversi mesi. Comunque sia, se anche lo porterete a termine, non vi basterà, non avrete visto assolutamente tutto quello che c'è da vedere, ne avrete vista se no una piccola parte, un quarto, un quinto di quello che c'è da vedere. E poi vorrete se vi è piaciuto il gioco, vorrete rifare di nuovo, riprovare, vedere, andare dove non siete andati, provare cose che non avete fatto, insomma. La rigiocabilità comunque del titolo direi che è ottima. Questo gioco si presenta molto molto bene. Allora, io avevo la versione quella del Kickstarter, quella full optional diciamo, e come materiali e come presentazione è veramente incredibile.
quella che troverete in retail, la scatola è leggermente diversa, non ha gli effetti sopra sul cartone, ma vabbè. E dentro qualche materiale, vi mancherà qualche materiale premium, tipo le monete, la barchetta colorata, ma insomma, non è che cambi chissà che cosa, anzi, l'esperienza di gioco alla fine non vi cambia. È solamente un arricchimento in più di un prodotto che, dicevamo, per quanto riguarda i materiali, si presenta veramente benissimo, è eccezionale. È uno dei prodotti più di qualità che ho avuto. La scatola, dicevamo, è incredibile, è delle rappresentazioni fantastiche dentro e fuori la scatola, nel mio video lo faccio vedere anche. I materiali sono di ottima qualità. Abbiamo dentro dei token di legno, abbiamo appunto delle monete di metallo fantastiche, fatte molto molto bene. Abbiamo una riproduzione della nave sulla quale va in giro il vostro gruppo, che anche se di plastica è pitturata benissimo, veramente molto molto carina, ricca di dettagli. E insomma, tutte le carte sono fantastiche, la qualità delle stesse è ottima, eccezionale, sono carte resistentissime. Tutte plastificate, retinate, spesse, insomma, tutto il materiale è veramente ottimo. Salvo, se vogliamo, i comparti interni dove vanno i vari componenti. Abbiamo delle scatoline di cartone classico, dovete stare attenti se quelle le potete anche rovinare se non state attenti. Però a parte quello è tutto veramente ottimo. E tra l'altro è organizzato veramente tutto molto bene, perché avete tutti gli scomparti interni già, non dovete comprare degli organizer. Avete già tutto nel proprio posto. Ecco, molto molto bello il cofanetto, quello che tiene tutte le carte che riguardano, diciamo, le missioni, gli eventi. Questo cofanetto è fatto di una, rispetto agli altri, al posto, diciamo, è fatto di un cartone molto molto rigido ed ha un'apertura magnetizzata. Sembra proprio uno scrignetto. Questa differenza degli altri contenitori che sono all'interno della scatola è veramente di ottima qualità. Ma penso che questo sarà così anche in retail, non mi pare fosse esclusiva del KS. Quindi a livello di materiale nulla da dire, è eccezionale, anzi, probabilmente la cosa che più salta all'occhio all'inizio, soprattutto se avete la versione KS, è la qualità di tutto quanto, lo andrete a toccare. E com'è questo gioco? Ora, avrete visto, se il gioco vi interessa, un sacco di prove, di gameplay, anche recensioni, oltreoceano ormai l'hanno recensito in tutti i modi questo gioco qua, e vi sarete fatti l'idea di un giocone, immagino, perché comunque è stato esaltato praticamente così da tutti, non mi pare che qualcuno abbia parlato male di questo gioco. Gioco fantastico, gioco dell'anno, miglior gioco mai fatto, miglior board mai fatto, e chi più ne ha più ne mette, ecco. Qua, per mettere un freno a questa cosa. Allora, non, per carità, non è che si tratta di un brutto gioco, eh. Semplicemente un gioco che potrebbe piacere tantissimo a delle persone e piacere molto meno ad altre. Allora, innanzitutto, iniziamo a sfatare qualche mito su questo gioco. Ho letto e ho visto in altre recensioni dove dicono che si tratta di un vero, il primo vero open world dove prendi all'inizio, non ti viene data nessuna direzione, prendi e vai dove ti pare. No. Non è così, assolutamente non è così, ve ne renderete conto. Innanzitutto non è un vero e proprio open world che voi andate dove vi pare. Allora, l'open world, come lo intendo io, è un posto in cui io posso trovare delle cose difficilissime, facciamo finta D&D, dei mostri di livello altissimo subito dove sono, fuori porta, ma magari dei mostri di livello facile a 10 km di distanza, una cosa di questo tipo. Cioè, completamente casuale, cioè io non è che intorno a me trovo solo roba semplice e poi man mano che mi allontano trovo mostri sempre più difficili. Questa è una progressione lineare progressiva verso l'alto. Questo gioco adotta questa soluzione. Quindi sì, potreste andare dove volete, potreste, però la zona base, cioè da cui partite, c'è cioè una zona che non è randomica, anche lì, vero open world, uno dovrebbe poter partire ovunque nella mappa. In realtà no, voi partite in una zona ben precisa e sempre da lì partirete, e questa zona è semplice, è più facile, semplice, semplice di altre virgolette, è una zona più facile rispetto alle altre, perché il manuale lo indica chiaramente, man mano che vi allontanate da questa zona,
diventa sempre più difficile il gioco, ha incontri più difficili, ha dei nemici più difficili, incontrerete situazioni più difficili, più complesse. Quindi se voi prendete e dite ok, viaggiamo, andiamo da questa zona a un'altra 10 km più distante, potreste finire malissimo subito, proprio perché vi trovereste contro situazioni che non riuscirete a gestire, perché avrete un equipaggio che non è pronto a gestire queste situazioni. Quindi non è un vero e proprio open world, voi comunque sarete costretti sempre a partire da lì e sapete benissimo che più vi allontanate e peggio è. Inoltre, altra cosa che non lo rende assolutamente open world è che nelle zone iniziali ci sono delle missioni e degli oggetti che è meglio che prendete, perché vi aiutano tantissimo poi in tutto il resto, in tutto quello che sarà il resto dell'avventura. Non riuscirete a fare chissà che cosa se salterete queste prime parti, tra l'altro non capirete neanche bene la storia, quindi non ha senso proprio prendere e andare dove si vuole. Quindi a questo punto viene subito tagliata l'idea del mega super open world. Ecco, parliamo di questo open world, che poi open world tanto non è, perché appunto è una progressione lineare di difficoltà verso il punto più lontano da cui iniziate la partita. Si tratta effettivamente di un mondo enorme, è un mondo, cioè un arcipelago, quindi abbiamo il mare molto molto vasto, pieno di isole, isole, isolette, mini continenti, c'è di tutto, isole vulcaniche, isole strane, isole belline, isole tranquille, tutto quello che volete c'è dentro. Ed è veramente enorme. Ora, è molto affascinante l'idea di poter visitare tutto questo mondo e soprattutto di non riuscire a visitarlo tutto nell'arco di una campagna, che è praticamente impossibile, a meno che... proprio impossibile, nessuno a meno che, non riuscirete mai, proprio per una meccanica poi del gioco. Quindi, che tra l'altro anche questa va contro il concetto un po' di open world. Quindi questo mondo è gigantesco. Perché non riuscirete a vederlo tutto? Perché è grande e perché comunque all'interno del gioco c'è un timer. Cioè voi non potrete giocare per quanto vorrete all'infinito, a meno che non cambiate voi i meccanismi del gioco. Perché c'è un timer rappresentato da un mazzo di carte, che sono le carte 20. Questo mazzo viene, viene utilizzato per 3 volte di fila, quindi passerete 3 volte attraverso questo mazzo. Ovviamente il mazzo cambierà comunque, non vi preoccupate, non è sempre lo stesso, gli eventi cambiano, però finite queste 3 volte, la partita finisce. Cioè, indipendentemente poi da quello che avete fatto o non avete fatto, voi potreste fare un tubo per tutta la partita, comunque quando finisce questo mazzo di eventi la partita è finita. È per quello che non riuscirete a vedere tutto, perché comunque, benché questo mazzo è grande come mazzo, ci sono parecchie carte e vanno... tirate fuori tutte per 3 volte, questa cosa viene fatta. Nonostante questo, comunque prima o poi la partita finisce, che la vogliate o no. Avete ampio respiro, per carità, cioè di cose da fare ne avete, avete tanti posti da poter visitare, però non riuscirete mai a vedere tutto, proprio perché il mondo è veramente troppo grande e non basta comunque questa cosa di vedersi tre volte questo mazzo. Quindi anche questo un po' va contro l'open world, perché cioè l'open world, io sto lì, ci sto quanto voglio, faccio quello che voglio. No, cioè non ci state quanto volete. Tra l'altro, nel caso si venga sconfitti, questo mazzo viene macinato, quindi avrete meno tempo per fare poi quello che dovete fare e la partita si accorcia. Quindi ci sono queste meccaniche. Poi il gioco è presentato per essere giocato da 1 a 4 persone. Qui c'è un altro piccolo problema: se volete giocare in solitaria, come di solito piace giocare a me questo tipo di giochi, il gioco diventa un po' problematico, un po' pesantino. Questo perché i personaggi che dovete andare a utilizzare sono 9, e sono tanti, e sono l'equipaggio di questa nave. Quindi abbiamo detto, c'è questo mondo di isole, arcipelago, una nave, vi siete su questa nave e avete 9 persone di equipaggio, un capitano, che è utilizzabile da tutti nel caso giochiate in più giocatori, e poi dei personaggi che andrete a dividervi. In 4 persone, 2 personaggi a testa, l'ho provato, gira veramente bene. Ti occupi solo di 2 persone, bisogna interagire tantissimo con gli altri, aiutarsi, darsi supporto,
personaggio si usa un po' come Jolly, perché scusate, il capitano si usa un po' come Jolly perché il capitano praticamente fa tutto, può fare tutto e gira veramente molto molto bene. Se andiamo a togliere il numero di giocatori diventa sempre più pesante. Quando siete da soli voi dovete gestirvi 9 personaggi. 9 personaggi sono tanti. Andare a vedere tutte le abilità di tutti e 9, ricordarsele, più le carte che gli avete appiccicato sopra, più tutta la varia gestione, insomma, giocare in solitario questo gioco qua non è proprio sta passeggiatina. Quindi bisogna tenere conto anche questo. L'ideale sarebbe almeno in 2. Se siete almeno in 2, vi dividete 4 a testa, già diventa fattibile. Se siete in 4 è molto molto difficile. Io in 4 l'ho provato, forse rende meglio in 4 che in meno persone per l'interazione che si va a creare tra i giocatori. Essendo questo comunque un gioco di avventura, è più bello parlare con gli altri, confrontarsi, cercare di superare le difficoltà assieme. Insomma, è uno di quei rari giochi che mi è risultato più bello giocare in più persone. Ok. Le meccaniche di questo gioco tutto sommato non sono neanche complesse. Noi avremo dei turni, ogni turno voi potrete fare alcune azioni, prima si parte dalle azioni da fare sulla propria nave e poi si può andare da qualche parte, scegliere una direzione e vedere cosa succede quando arriviamo in una certa location. C'è un libro avventure abbastanza grande dove ci sono indicate tutte le attività che vengono fatte nelle varie location. Abbiamo location di diverso tipo, abbiamo delle location dove in realtà andiamo solo per comprare, aggiustare la nave, sistemarci, metterci in sesto, e invece delle location di delle vere e proprie avventure, dei luoghi sconosciuti, alcuni pericolosi, alcuni un po' meno, e andremo in giro appunto cercando di esplorarne il più possibile. Ecco, un'altra cosa per quanto riguarda l'ergonomia, questo gioco occupa un sacco di spazio sul tavolo. Cioè pensavo molto molto meno, ma in realtà è un gioco che, proprio per il fatto che avete 9 personaggi e su questi 9 vanno appiccicate anche delle carte che occupano spazio intorno alla scheda del personaggio, avete bisogno di un bel tavolo. Cioè non è giocabile su tavolini piccoli questo. E anche questa è una cosa che non è che mi fa proprio impazzire, quindi ci vuole un gran bel tavolo. Poi normalmente negli adventure game la componente dei combattimenti è un po' sacrificata, è di secondo piano, magari non è fatta bene. No, qua abbiamo invece una componente di combattimento che è fatta molto molto bene, tra l'altro secondo me è una delle cose meglio riuscite del gioco. Noi abbiamo possibilità di fare degli incontri con mostri di vario tipo. Questi mostri si mettono uno di fianco all'altro in maniera casuale, formano una specie di griglia, diciamo, e di qua non voglio stare troppo a spiegarvi nel dettaglio com'è la meccanica, però sappiate che non ci sono dadi, quindi non c'è fattore fortuna, e dovrete in poche parole risolvere una specie di puzzle con questi mostri combattendo, cercando di fargli più male possibile e di incapacitarli, e loro vi risponderanno a loro volta facendovi veramente un sacco male. Ogni personaggio ha possibilità di combattere perché tutti sono dotati bene o male di un'arma, alcuni sono più propensi per il combattimento, altri meno, e comunque il combattimento è una delle cose migliori. Molto molto strategico, cioè molto ma più che strategico non è strategico, è tattico, nel senso dovrete proprio utilizzare delle tattiche su alcuni mostri che magari non funzioneranno con altri. È fatto veramente molto molto bene. Una delle cose fatte meglio di questo gioco è il combattimento. Ha tante cose di questo gioco che sono fatte bene, per carità, perché comunque le meccaniche sono state studiate molto molto bene, è un prodotto fatto con amore, questa cosa si vede, traspare. Uno degli aspetti che mi è piaciuto di più è la gestione degli vari oggetti che recupererete durante l'avventura, soprattutto la parte che riguarda la parte survival, le ricette. Voi dovrete recuperare delle ricette, prepararvi dei pasti, zuppe, torte, quello che volete, c'è un sacco di roba, e questa cosa è fondamentale per riuscire a recuperare l'energia dei vostri membri dell'equipaggio.
Ogni membro dell'equipaggio può fare alcune cose, ha delle abilità, ma non può agire sempre, quindi lo andrete a stancare. Si stancano abbastanza in fretta, perché dopo due cose che va a fare è già non può fare più niente, non può fare nient'altro. Il modo migliore per recuperare queste energie è quello di servirgli un pasto. Quindi è molto carina questa cosa, un po' survival, del fatto di dargli dei che preparare delle razioni, preparare, avere delle ricette, andare in giro per il mondo, trovare queste ricette e cercare di tenere sempre il vostro equipaggio al massimo dell'efficienza. Poi l'equipaggio può anche essere, anzi deve essere migliorato con delle scarte abilità che possono essere date, assegnate a questi membri dell'equipaggio in maniera definitiva o temporanea, e oggetti vari, armi, accessori, chi più ne ha più ne metta. Quindi c'è anche la parte proprio di crescita dell'equipaggio che è fondamentale, altrimenti non riuscirete a fare granché in questo gioco. Ok. Ci sono tante altre cosine poi carine che però vi lascio voi scoprire. Ora, la cosa più importante sono le sensazioni che dà questo prodotto. Cosa succederà quando inizierete a giocarci? Prima partita, bellissimo, tutti contenti, tutti ispirati, tutti pronti a partire per l'avventura. Iniziate a giocare, dopo un'oretta, giusto il tempo di fare un paio di turni a testa, finirete malissimo tutti quanti. Dice, che è successo? Beh, strana sta cosa. Abbiamo sbagliato qualcosa, probabilmente qualcosa è andato storto. Ok, vai, ricominciamo. Sicuramente siamo partiti col piede sbagliato. Partirete la seconda volta, dopo poco rimarrete secchi ancora tutti quanti, morti malissimo tutti. Allora, a questo punto uno inizia a farsi delle domande, ma come? Ma non era un gioco di avventura tranquillo, rilassato, dove vado in giro in questa bella nave, in questo posto paradisiaco, queste isolette, l'arcipelago, il sole, sembra di stare ai Caraibi. Cioè, veramente, la grafica del gioco non è dark, è cartonesca, è bella, è rilassante, è una grafica che a alcuni potrà anche non piacere, però è una grafica che richiama molto il fatto del rilassarsi, dell'andare in giro un po' spensierati. Ecco, no, il gioco non è così, assolutamente. Qua morirete male, malissimo, quasi da subito. Questo perché il gioco è veramente, veramente difficile. Non è un adventure game dove voi andate all'avventura spensierati. C'è la possibilità di fare una partenza easy, e ve la consiglio, che vi dà molte più risorse e anche delle abilità, altrimenti dovete essere veramente bravi. Innanzitutto le risorse qua sono scarsissime, cioè avete bisogno dei soldi e fare soldi è difficilissimo. Avete bisogno di cibo, fare cibo vi fa perdere tempo e anche questo non è che vi piova dal cielo, quindi anche qua non è proprio semplicissimo. Avete bisogno di punti di comando, perché sono la risorsa che permette di far agire i vostri personaggi, usare le loro abilità, e punti di comando, ottenerli anche qua non è proprio semplicissimo, bisogna cercare di accumularseli per poi usarli quando serve veramente. E c'è la parte survival, perché i personaggi possono, anche se non muoiono di fame per carità, però c'è un po' questa cosa di riuscire a sopravvivere a tutto ciò che vi arriva, altrimenti, in men che non si dica, vi riempirete di ferite, di gente incapacitata, gente che non può far niente, e vi assicuro che non sarà raro il caso in cui le vostre 9 persone, che sembrano tante, saranno tutte quante belle stecchite sul ponte della nave e non saranno in grado di far nulla. A quel punto dovete perdere un sacco di tempo, perché dovrete tornare in un posto per potervi sistemare, un villaggio, un porto, quello che è. Però per sistemarvi vi servono anche lì delle risorse da spendere, che non avrete, o dei soldi da spendere, che magari ne avete pochi, vi servivano per quell'unico oggetto, quell'unica arma che vi avrebbe aiutato ad andare un po' più avanti, e dovete recuperare la vita di tutto l'equipaggio, dovrete mettervi lì, far passare magari qualche giorno, insomma, non è un gioco semplice. Ma questa cosa ai più attenti non sarà sfuggita, perché lo stesso autore del gioco ha dichiarato che voleva rendere questo mondo abbastanza letale, quindi voleva dare l'idea di un posto dove assolutamente non ci si può rilassare. Ora, non è che questo sia un difetto, per carità, perché a me piacciono i giochi impegnativi e secondo me il fatto che sia molto molto difficile è un punto a favore più che a sfavore, però a molti questa cosa non andrà tanto giù.
Quindi immaginando che volete tipo Seven Continent, magari ci morite male per alcuni motivi, ma non così facilmente, non così velocemente, e comunque se state accorti potete andarvene in giro tranquilli e continuare a recuperare vita, continuare a stare in gioco. Qua è molto più brutale la cosa. Gli stessi combattimenti, a parte proprio i primissimi, sono molto molto difficili. Vi renderete conto che i nemici picchiano come dei fabbri. Vi sfrangano l'equipaggio neanche che ve ne accorgete, quindi è tutto veramente molto letale e molto difficile. Dovete stare molto attenti alle scelte che andrete a fare in alcuni luoghi. Cioè, alcuni luoghi vi ammazzano anche solo a scenderci, e vi ammazzano anche se non ve ne renderete conto, finirete malissimo. Cioè, alcuni luoghi sono veramente letali proprio subito, altri lo diventano in base alle scelte che andrete a fare. Quindi come gioco è un gioco molto molto difficile. Non è questa avventurina che potete immaginare di andare a fare tranquilla. Io ve lo dico, se ci giocate con la famiglia, con i figli come ho fatto io, dovete mettere in conto che morirete male per tantissimi motivi e molto molto spesso. E questo finché non capite che all'inizio l'unica cosa importante da fare è cercare di potenziarsi al massimo il proprio equipaggio. Voi avrete delle carte abilità, dovete cercare immediatamente di piazzarle su tutte le persone, massimizzare i loro potenziali, e dovrete farmare soldi subito, da subito, per riuscire a recuperare qualche arma decente, qualche cosa che vi permetta di superare le difficoltà più avverse, perché altrimenti, già che lasciate il primo gruppo di isolette, finite male. Non ce n'è. Ovvio che se riuscite a superare questo scoglio e riuscite poi a ingranare, le cose vanno un po' più in discesa. Oddio, troverete cose ancora peggiori, però ovviamente la fase più difficile è quella iniziale, riuscire a entrare nei meccanismi del gioco. Poi, una volta terminata la prima campagna, la prima volta, poter reiniziare, avete, quando terminate una campagna, andate a sbloccare determinate cose che poi vi andranno a aiutare sulla successiva, e già lì è diverso. Il problema è proprio il primo impatto. Il primo impatto in questo gioco può essere devastante, e secondo me parecchi di voi rimarranno frustrati o magari vorranno vendere il gioco dopo che saranno stati arati bellamente le prime 6-7 volte. Proprio non riusciranno neanche a lasciare il gruppo delle prime, le prime isolette. Potrà capitare, per carità. Quindi questo qua è un gioco che in solitario è fattibile, ma è pesante, vi occupa un sacco di spazio. È un open world perché anche se è un mondo vasto, enorme, non potete andare dove volete fin dall'inizio, non potrete fare come vorrete perché, per come ho detto, oltre alla difficoltà c'è una direzione comunque, ci sono degli indizi delle cose, e fin dall'inizio cercherete di andare sempre nelle stesse direzioni per recuperare i primi oggetti che vi servono, che troverete sempre appunto facendo le prime cose, e soprattutto per dare un senso alla trama. Cioè ci sono degli eventi iniziali che vi danno molto senso alla trama, e saltarli completamente a piè pari sotto le prime partite non ha senso. Cioè, almeno questa cosa dell'open world probabilmente si ha dopo che si è finita comunque la prima campagna. La prima campagna secondo me è molto molto più guidata, cioè le cose che dovrete fare sono quelle, anche se nessuno vi obbliga a farle, vedrete da soli che quelle devono essere, non ha senso andarsene in giro proprio così a caso. E ecco, poi un'altra cosa che non mi è piaciuta di questo gioco, l'espansione. Questo gioco, abbiamo detto, ha questo mondo gigantesco, ma non è tutto nel gioco base. E questa è una cosa che mi dà veramente, veramente fastidio. Perché da un certo punto ti dicono, da un lato ti dicono, ah, prendi e vai dove vuoi. Dall'altro, tu vai nella mappa sbagliata, scopri che non ce l'hai. E lì ti vengono i nervi. Dico, ma come? Cioè, io posso andare dove voglio, sono andato verso nord, a un certo punto arrivo qui, ma qui non ce l'ho, non ho queste mappe qua. Questo perché nell'espansione c'è la parte di mondo che manca, che non è piccolissima, perché si tratta di diversi quadranti, parecchie isole, tra l'altro alcune delle più interessanti sono proprio in espansione, e queste, se non avete l'espansione, che praticamente risulta obbligatoria, non le potete visitare. Ora, il gioco base comunque è enorme,
Se vi dimenticate che esistono questi posti e passate sul fatto che non avete il mondo completo, ve ne può anche fregare dell'espansione, che comunque cioè, col base potete fare tranquillamente 2, 3, 4 campagne, quante ne volete e ne avete da vedere. Però se siete completisti o volete un minimo di coerenza, sapere che il vostro mondo ha dei buchi vi darà fastidio. E quindi a quel punto lì vorrete per forza prendere l'espansione, che per carità, oltre alla mappa aggiunge tante belle cose, aggiunge degli eventi, degli oggetti molto carini, c'è la canna da pesca nell'espansione, vi aggiunge tante tante cose carine. Però appunto praticamente l'espansione secondo me serve. Quello che non serve praticamente a nulla sono i playmat. Il tappetino quello per i combattimenti, non so se l'avete visto, è una striscia con le varie posizioni, ecco quello praticamente non serve a nulla, non l'ho mai usato. C'è già troppo spazio occupato dal gioco sul tavolo. Se vi serve ulteriore spazio anche per piazzarci questo tappetino qua, ciao. Poi non ha veramente senso perché i combattimenti alla fine la disposizione è molto semplice degli avversari. Non vi serve un playmat, è solo una cosa così per fare bello, insomma, l'hanno messa per vendere qualcosa in più, ma quello secondo me assolutamente non serve un tubo. Forse è uno dei giochi in cui veramente serve a meno in assoluto avere un playmat di questo tipo. Cos'altro dire? Mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Allora, questo è un gioco molto controverso, perché inizialmente è stato un blast, cioè mi è piaciuto tantissimo giocarlo appunto in quattro con i miei figli, è stato molto molto bello, un'esperienza molto carina, molto tesa anche, però ho sentito l'avventura, ho sentito veramente il fatto di cercare di sopravvivere. Poi ho provato a giocarlo in due. In due già meno ti puoi coordinare, ti coordini a altro livello, diciamo a un livello diverso. Se lo giochi da solo, fai praticamente tutto tu. Il gioco ha alcune meccaniche che scalano col numero di giocatori, prendi meno risorse, queste cose qua. Però, insomma, da soli secondo me non è proprio bellissimo. Cioè, questa avventura è bello viverla in compagnia. E poi c'è il fatto, cavolo, che devi tenerti 9 personaggi tue, cioè è tanta roba. Sì, te li puoi organizzare meglio, te li dividi meglio, gestisci tutto meglio dal punto di vista meccanico, però dal punto di vista di immedesimazione no. In un gioco di questo tipo probabilmente la cosa più bella è proprio l'immedesimazione, il cercare di immaginare questi posti in cui vai a finire. E insomma, quello che ti dà un po' quello che ti esce dall'esperienza mentre leggi il libro. Mi sono piaciuti molto i combattimenti, molto molto belli, al punto che dopo averli provati ne volevo fare sempre di più, però il lato negativo della medaglia, risvolto negativo, è che questi combattimenti sono veramente difficili e quando vai a farli, se non sei pronto, sai che ci rimani proprio secco, malissimo. Ma non lo so questo se è un pregio, un difetto, a me piacciono i combattimenti difficili. C'è chi possono non piacere del tutto, però la meccanica dei combattimenti è veramente fatta molto 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 bene, non me l'aspettavo così carina, così interessante. Tra l'altro c'è un sacco di nemici, veramente sono tantissimi, sono più di una settantina di nemici che poi si abbinano tra di loro in tutti i modi possibili e immaginabili. È molto molto carina l'aspetto dei combattimenti. Questo è un gioco particolare, non dovete pensare che è il gioco famiglia per tutti, perché non è così. Questo è un gioco molto difficile, molto impegnativo, è quasi un survival game, è un adventure survival, diciamo. E se vi piace questo tipo di cose, è il gioco definitivo per voi, perché cioè, veramente vi durerà tantissimo, c'è un sacco di cose da vedere, un sacco di eventi, un sacco di location, sono tantissime, un sacco di oggetti, avete veramente un sacco di cose da fare. Se invece questo tipo di giochi non vi piace, non so, magari vi ha già fatto storcere il naso Seven Continent, che a me personalmente piace tantissimo, e secondo me Seven Continent è un prodotto molto molto elegante, e per certi versi l'atmosfera di Seven Continent mi piace più di questa, molto, molto di più. Comunque, se un gioco come Seven Continent non vi dice nulla, il fatto di andare in giro ad esplorare non vi dice nulla, non volete andare a risolvere enigmi, problemi, cose di questo tipo, c'è un gioco che a voi non piacerà. Però
Solo per il combat system non ha senso perché anche se ci sono tanti incontri, in base a come gestite i viaggi, potreste vederne uno ogni 3-4 ore. Quindi magari volete giocare per combattere e niente, non combattete. Anche se, oddio, c'è una specie di modalità, mi pare arena, una cosa del genere, che si possono fare solo incontri, però insomma, prenderlo per quel motivo lì non è che ha tanto senso. È un gioco che è stato fatto molto molto bene dal punto di vista della qualità, di tutto. Ecco, da quel punto di vista lì, per carità, non ho nulla da dire. Però il gameplay, bisogna starci attenti, il gameplay potrebbe, dico potrebbe, non essere quello che cercate. Ve ne renderete conto dopo 2 o 3 tentativi, vedrete un po' come va. Ecco, tenete presente sempre questa cosa, che comunque è un gioco molto molto difficile. Cioè, o vi create qualche house rules, o vi usate anche quello ufficiale che si parte un attimino un po' più tranquilli, con più risorse e tutto quanto, però alla fine il gioco è molto molto difficile. Le prime volte vi assicuro ci rimarrete male perché morirete secchi tutti, ma tante tante volte, via 1, via 2, via 3, finché poi non vi mettete lì. Bisogna star lì veramente a pensare bene alle cose che si vanno a fare e a come si potenziano i vari membri dell'equipaggio. Ecco, spero che queste due chiacchiere vi abbiano fatto piacere, insomma, che vi ho dato. Il mio intento è quello di trasmettervi un po' quello che sono state le mie sensazioni riguardo a questo gioco, che per me è appunto un po' così. Non so, adesso sì, non penso di rivenderlo perché ha un'edizione abbastanza particolare. Che in giro non si troverà, penso, facilmente. Però mi aspettavo una cosa, ecco, un po' differente, un po' più tranquilla dal punto di vista dell'experience. In ogni caso, vabbè, spero di avervi trasmesso un po' le sensazioni che state giocando a questo prodotto. E vabbè, prossimamente, ma ho una mezza voglia di fare un gameplay per quanto riguarda Mythico The Age. Quello che vi ho fatto dei video, ho fatto un video di presentazione. Questo Dage è un giocone enorme, anche lui bellissimo, uno skirmish incredibile. Vorrei fare un tanto un gameplay su una partita in solo, perché tra l'altro in solo gira anche molto molto bene. E poi vedrò altre cose. Sto continuando con Midara è un gioco eccezionale, secondo me. Siamo a livelli di Kingdom Death come immersività, dal punto di vista di come ti prende un gioco, veramente molto molto bello. Invece mi sono fermato per quanto riguarda le cronache di Dunagore, che è molto molto bello per certe cose, però forse l'atmosfera un po' gli manca. Vabbè, adesso è ancora presto perché anche quello è un gioco enorme da vedere con calma. E vedremo poi cosa porterò sul canale. Adesso con l'estate, il caldo micidiale, si stacca un po' tutti, quindi per carità non vi aspettate troppi video in questo periodo. Adesso staccherò la spina per un mesetto, penso, e poi ci rivedremo metà d'agosto in poi. Lì ritornerò con dei ritmi un po' più serrati, un po' più frequenti per quanto riguarda la pubblicazione dei video. Va bene ragazzi, per questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti da Borghese Dintorni.